Dall'inizio di maggio sono cambiate le regole sulla detenzione di armi da fuoco e munizioni, una novità che interessa in particolare tanti cacciatori in attività anche in provincia di Lucca. Adesso sono scattati i controlli dei carabinieri sul rispetto delle nuove normative e sono partite le prime denunce. Nel corso di un controllo i militari hanno trovato nell'abitazione di un cacciatore di 60 anni di Sanginese oltre 6.000 cartucce, quando la nuova legge prevede che non possano essere in possesso di più di 1.500 cartucce. Il 60enne è stato quindi denunciato con l'accusa di fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo. Tra l'altro, al momento dell'accertamento non era ancora in possesso del certificato di idoneità per la detenzione e l'utilizzo delle armi da fuoco, altra novità introdotta dalla nuova legge. I carabinieri invitano i cacciatori e le altre persone in possesso di armi da fuoco a mettersi in regola. La nuova legge obbliga a sottoporsi ad una visita di idoneità per il rilascio del certificato. In questi giorni chi non si è adeguato riceverà la diffida della questura, che impone di presentare il certificato entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto. In caso contrario potrebbe scattare la denuncia e la revoca del porto d'armi.